noi andavamo a scuola, la prima, la seconda, la terza, l'ho fatto a Giallo Pozzelli, mi pare si chiama, sì, giù a via Campanile. Sì. Poi i 2 anni qui hanno fatto, questo si chiamava Costanzo Ciano, questo edificio qua, il De Santis, perché si chiama così. 2 anni ho fatto là. Ma noi non andavamo, ogni mese veniva un maestro, no, sempre, e andava in guerra. Alla fine è venuto il maestro De Marzio, ricordo, vecchio, non ho fatto fare niente, si faceva freddo l'inverno, niente. No, andavamo lì soltanto a giocare, soltanto a stare zitti quando lui ci raccontava qualche cosa e poi basta. Alla fine dell'anno promosso del Nobile Cosimo Sibondino. No, del Nobile Cosimo, perché del Nobile Cosimo. Promosso dalla 5ª classe. E quelli che sono dalla scuola? Mai. Ci avevano promosso tutti qua. Io non sapevo né leggere proprio, né scrivere, neanche bene. Piano piano ho preso, però sono ignorante, nel senso che l'italiano, di fatto, ho detto adesso, come si dice, è così. Ma non mi pesa molto, ma non mi pesa proprio da diventare sicuro di chi è intellettuale, no, assolutamente. E io, però, mi sento da fuori. L'unica cosa buona che ha fatto il mestiere, io ho lavorato da Ciuffreda, lo chiamavano Gian Camillo, e lui è appassionato di lirica. Quello ho appreso, mi piace ancora, mi ricordo bene, e tutti i racconti, perché lì il pomeriggio si riunivano sia la moglie che gli altri, le altre, erano 4, ricordo bene. E una di queste qui era una vecchia proprio, faccio tu un ricchio. Cioè, non ha mai smesso di tenere il lutto perché erano morti i figli, i mariti, e stava lì, non parlava mai, però ogni tanto. E si raccontavano tutti i fatti. Questi fatti qua, poi nel tempo, me li ricordo, naturalmente li faccio un po' mie, però ricordo i fatti che me ne raccontavo. E ricordo una cosa importante anche per me. Una signora, lì avevo già 14-15 anni, non è che ero ancora piccolo, sono rimasto sempre a 12 anni. E ricordo che questa donna qui, questa signora giovane, diceva alle altre, io non so come devo fare, il marito era andato in Venezuela, e dopo 2-3 anni doveva tornare, 2 anni, 3 anni doveva tornare, e lei si faceva scrupolo come agire, perché ormai non conosceva più il marito. E le altre donne dicevano, buone, quando viene, erano tutte montanare, quando viene voglia, tu ti conosci, un giorno niente, e lei era mortificata, evidentemente aveva, non lo so, qualcosa di male. Allora questa donna qui, la vecchia proprio, ovviamente tu faccio un ricchio, ho detto, manguffiate, questa cosa mi è venuta, non è che tan margurde, questa cosa mi è venuta, manguffiate, nel tempo si capisce, l'affiatamento, dopo 2 anni, dopo 3 anni, l'affiatamento manca, tu come mangi, tu come agisci, come ti muovi, come ti viene accorto, tutto qua. Ed aveva ragione quella vecchia. Manguffiate. Una storia molto, molto brutta. Poi te la racconterò un'altra volta. Allora, l'unica cosa che ti posso dire, allora, gli omosessuali si nascondevano. Addirittura uno di questi si è ammazzato. Oggi, ringraziando la vita, non è più così. Ed è stata una tragedia. Loro raccontavano, sto fatto io poi. Piano piano. Ecco. Oh, sta venendo fuori la figura, eh?